Buonasera a tutti, mi chiamo Donatella, ho 56 anni e da 2 anni ho dovuto affrontare anch'io, come tanti, il problema del lavoro. Prima con un part-time obbligato e poi con la cassa integrazione a singhiozzo. Ma non è di questo che voglio parlare. Vorrei parlare invece di turismo nel nostro territorio. L'anno scorso, avendo del tempo libero a disposizione per i motivi che ho detto, ho seguito un corso di web marketing rivolto al turismo, organizzato dall'Agenzia dello Sviluppo di Empoli e curato dal Centro Studi Turistici di Firenze. Nello svolgimento del corso era prevista una realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di una struttura o di un territorio. Io ho scelto il territorio e per la precisione questo territorio. È stato molto interessante e come sempre quando si comincia a studiare un argomento nuovo è come aprire una finestra su un mondo, una realtà complessa e articolata che mi sembrava di conoscere e che invece ho capito quanto superficialmente venga trattato questo tema. Normalmente si pensa alle attrattive turistiche di questo nostro territorio un po' come a una Toscana di serie B, nel complesso di inferiorità rispetto a Firenze, Pisa, Siena, alla costa per altri motivi e rispetto anche al Chianti che può vantare una collocazione geografica legata a un prodotto di eccellenza quale il vino. Invece proprio questa posizione baricentrica rispetto ai maggiori centri di attrazione diventa un'opportunità quando si pensa di poterli raggiungere con mezz'ora di treno, se solo i treni fossero quelli di un paese civile. Vi do un po' di numeri. In tutto l'Empolese Val d'Elsa ci sono 37 alberghi. Invece le strutture recettive che vanno dall'agriturismo al bed and breakfast non professionale sono quasi 500. E questa categoria ha visto nel 2012 un aumento degli arrivi del 5%, senza nessun tipo di aiuto o promozione specifica. Arrivi per la maggior parte provenienti dal nord Europa, attratti soprattutto dall'idea di campagna toscana, un tipo di vacanza rilassante, ecosostenibile. La tipologia di questo tipo di strutture varia di molto, si va da chi da molti anni si è specializzato e cura la propria promozione a un buon sito internet e fa una politica di prezzi attenta, a chi si è ritrovato il fienile dello zio, l'ha ristrutturato, l'ha messo su Booking, ma lui fa un altro mestiere. È sulla base di questo quadro d'insieme che ho immaginato come si potesse sviluppare un progetto a sostegno di questa piccola fiammella di positività. Prima di tutto la creazione di una rete fra aziende enogastronomiche, agroalimentari, artigiane, ma anche fra musei, associazioni culturali, associazioni sportive, al fine di creare una galleria di offerte di attività turistico-esperienziali che si affianchi a quella dell'offerta ricettiva tradizionale e allo stesso tempo fornisca alle strutture una serie di servizi centralizzati volti alla promozione su internet e alla facilitazione dell'azione di prenotazione. Immaginate per esempio un signore in Germania che in questo momento si mette su internet per vedere dove può andare in vacanza la prossima estate. Ha digitato vacanze in Toscana, in tedesco, oltre a tutte le offerte di Booking che mescola geograficamente tutta la Toscana, trova una piattaforma che non gli elenca solo le strutture recettive, ma, sempre in tedesco, gli propone un'idea. Un'esperienza, appunto, ad esempio una settimana di cicloturismo con pernottamento in 6 strutture diverse, un concerto con cena nella cantina della fattoria del castello, la visita a cavallo dei siti archeologici del Monte Albano con merenda nel frantoio. Magari offre un servizio di babysitter per quando andrà a visitare Firenze o andrà alla cena suddetta. Di idee vi garantisco ce ne possono essere tantissime. Tutto questo però deve essere ben comunicato, ben visibile, ben posizionato sui motori di ricerca e soprattutto di facile prenotazione, altrimenti il signore tedesco si stuferà e passerà oltre.
Ecco, secondo me un progetto di questo genere ha un respiro più ampio di una classica rete di impresa, perché parte dal turismo, ma fa da volano a tante altre attività economiche. Mi piacerebbe che potesse rientrare nel piano programmatico del governo di questo territorio, che dovrebbe tener conto di due concetti fondamentali: competenza e creatività.